Giorno 16, la notte è andata molto bene, qui ha piovuto parecchio, adesso è uscito un po' di sole, ho trovato anche questo berrettino nei giorni scorsi. Carino, comodo, soprattutto perché oggi andremo probabilmente a fare una bella biciclettata da Dobbiacco, dove stiamo dormendo. Abbiamo dormito fino a Linz, che c'è tutta una ciclabile lunga, 50 km, bellissima da fare anche con i bambini, e quindi mi sarà abbastanza utile questo berrettino che ho trovato. Così salgono due le cose che ho trovato, un bel paio di occhiali e questo bel berrettino. Allora, una notizia di questa mattina: mi sono svegliato mentre il piccolo dormiva di sopra con me. Abbiamo visto che al passo del Pordoi, dove abbiamo dormito una notte per poi andare a fare Viale del Pane, eccetera, questa notte è caduta una frana e hanno bloccato il passo, quello e il passo di Fedaia. E quindi alle volte, insomma, ci vuole anche un po' di fortuna, no? Non eravamo là, non siamo rimasti bloccati là, siamo ormai abbastanza lontani perché siamo stati a quel passo a dormire 4-5 giorni fa, non lo so. Allora inizia la giornata numero 16 della nostra avventura. Abbiamo superato la metà, perché più o meno intorno al 15 di agosto torneremo a casa, così abbiamo fatto un mese di estate povera in giro. Il budget è sempre molto contenuto, le spese sono quasi zero e quindi benissimo. Panini pronti e adesso si può partire. Centro di San Candido, molto molto turistico. Monte Elmo, dove c'è il rifugio Tre Scarperi e il monte del gigante Baranci. In un batter d'occhio siamo arrivati in Austria, non c'era nemmeno il cartello divisorio tra l'Italia e l'Austria. Ci siamo fermati in questo bellissimo parco giochi per i bambini, che avendo anche l'impregatura e il caschetto è possibile farli passare su pedane, sopraelevate, ponti di corda, eccetera, bellissimo. E adesso mangiamo il solito panino. Salendo sulla piattaforma è severamente vietato. Per dire, no, la differenza con l'Italia, una vespa che si vuole mangiare i nostri panini. Parco avventura tutto il giorno, 6 euro. Da noi quanto lo paghi in parco avventura tutto il giorno? Maledetta vespa che ti vuoi mangiare i panini. Mini golf 2 euro. E poi, non lo so, se vai al bar. Sapete che non vado molto spesso al bar, ma se vai, eccolo qua, se vai al bar, currywurst con patatine fritte 7 euro. Parco giochi di un altro livello e tutto più accessibile. Non a caso siamo in Austria. Naturalmente appena ripartiti ha iniziato a piovere. Adesso aspettiamo un attimo che smetta, perché non è proprio bruttissimo. Là c'è anche qualche sprazzo di bello e quindi probabilmente fa una bella piovuta 5-10 minuti e poi dopo siamo di nuovo operativi. In alcuni tratti la ciclabile è completamente sommersa dai detriti di alcune frane, di punti franati, e quindi l'hanno sistemata un po' così. Va bene meglio per adesso, poi probabilmente riasfalteranno tutto. Qua fanno le gare con le canoe, si intravede tra gli alberi. Fermo un attimo qua, che magari si vede meglio, eccoli qua. Fanno le gare con le canoe su questo bel fiume, ci sono le porte. Siamo arrivati a Linz, siamo alla stazione di Linz. C'è un po' di tempo per il treno, andiamo a farci un giro a vedere com'è questa cittadina.